Zappa no, Magnero sì. Erano i due calciatori usciti malconci dalla gara vinta con l'Ascoli. Il terzino goleador della gestione Le Grottaglie non fa parte della spedizione verso La Spezia, dove domani sera il Pescara sfiderà gli Aquilotti di Vincenzo Italiano allo Stadio Picco in uno dei due posticipi della 27esima giornata. Zappa ha riportato una forte contusione al fianco sinistro ed è stato tenuto a casa per riposo precauzionale. Le Grottaglie conta di recuperarlo per la trasferta di domenica a Benevento. Dopo la scarpata ricevuta da Gravion, a Magnero sono stati applicati 4 punti di sutura al viso ed il centravanti, già nell'allenamento di ieri, indossava una mascherina protettiva e regolarmente a disposizione. La squadra è partita già questa mattina, tappa intermedia a Parma con tanto di pasto e allenamento di rifinitura, per poi arrivare in serata in Liguria. Alla Spezia il Pescara cerca continuità di risultati dopo il ritorno alla vittoria contro l'Ascoli, 3 punti che hanno rinsaldato l'ambiente e corroborato una classifica che ora fa meno paura rispetto a 2 giorni fa. Oltre ai lungodegenti, mancheranno anche Memushai, squalificato, Del Grosso ed Elisalde, infortunati. Crecco ha smaltito lo stato febbrile ed è recuperato. La Grottaglie dovrebbe dare continuità al modulo che per la prima volta ha utilizzato domenica scorsa. Davanti a Fiorillo, Bettella sarà adattato a destra, Drudi e Scognamiglio al centro, ma Sciangelo va verso la conferma a sinistra. A centrocampo Melegoni prenderà il posto di Memushai e completerà il centrocampo con il diffidato Palmiero e Busellato. Il rebus principale in attacco, con Borrelli sotto tono, Le Grottaglie potrebbe ripartire da Magnero centravanti, affiancato da Clemenza e Galano, ma viste le condizioni non ottimali dell'attaccante napoletano, il tecnico potrebbe anche pensare a Galano centravanti, come negli ultimi 20 minuti con l'Ascoli. C'è Bojinov che scalpita, ma che non ha i 90 minuti nelle gambe, potrebbe essere utile dalla panchina. E c'è anche l'opzione Bocic, che però il meglio lo dà come esterno. Sul fronte Spezia c'è da sostituire lo squalificato Mora, così a centrocampo Bartolomei, Maggiore e Acampora si contendono 2 maglie, la terza sarà di uno dei 2 gemelli, Matteo Ricci. L'altro, Federico, farà parte del tridente con Nzola e Giasi, anche se per il ruolo di esterno scalpitano anche Bidawi e Di Gaudio. Curiosa la sfida nella sfida tra i due allenatori al loro primo anno in Serie B. Da una parte Le Grottaglie, alla sua 7ª panchina in cadetteria, dall'altra Vincenzo Italiano, che un girone fa a Pescara ha salvato la sua panchina, prossima a saltare con Cosmi o Bisoli pronti all'avvicendamento. Da quell'1-2 dell'Adriatico Cornacchia, lo Spezia ha condotto una rimonta dalla zona retrocessione fino al secondo posto e il Picco è diventato un fortino nel quale gli Aquilotti hanno vinto 7 partite e pareggiato 2. Le Grottaglie e Italiano protagonisti da calciatori dei primi sentiti derby scaligeri tra Chievo ed Hellas. Al Picco 10 finora i precedenti disputati con 3 vittorie a testa e 4 pareggi. Recenti le affermazioni biancazzurre, un doppio 0-1 nel 2014 e nel 2016 con reti di Sforzini e La Padula. Lo scorso anno gran prova del Pescara di Pillon, vincente 1-3 con doppietta di Monachello. L'ultima vittoria ligure è stata fragorosa nel 2017, un 4-0 rifilato dalla squadra di Gallo a quella di Zeman. Direzione di gara affidata a Pezzuto di Lecce, con cui il Pescara ha 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ma nessuna partita arbitrata in questa stagione. Una diretta quest'anno con lo Spezia, lo 0-0 di Venezia. Nel complesso ci sono 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.